possa così al termine della mia vita terrena meritare da Dio il bene della beata eternità. Amen. Ciro è sul sagrato della chiesa matrice, come avete sentito, salutato da un applauso. Adesso ci sarà il delicato momento della discesa dagli scalini qui sul sagrato e poi la processione avrà inizio. Così si canti a Ciro. Allora tutti quanti abbiamo innalzato il nostro inno di lode a lui, ricordando il suo stile di vita conforme al Vangelo, le nostre gioie, il nostro entusiasmo e questa gioia che oggi pervade il cuore di tutti noi, perché possiamo riprendere in serenità la tradizionale processione. Quante preghiere ancora innalzeremo, figlia, e soprattutto quelli che sono fuori o lontani o non possono partecipare a questi riti perché visitati dalla sofferenza. A te, o Ciro, affidiamo tutte le nostre preghiere. Sentirete la processione adesso scandita dai rituali, avanziamo. Thank you.
saluto a Patrizia, a Ciro, a Francesca. Siete in tanti che chiedete l'intercessione di San Siro per il benessere dei figli, o sono i figli a chiedere l'intercessione di San Ciro per la salute dei genitori. Molto bello questo scambio generazionale, e dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, quanto la fede in San Ciro sia, diciamo così, trasversale. Grazie a Francesca che ci fa i complimenti per la diretta. Ringraziando Francesca ringraziamo tutti coloro, anche se non li ho citati, che appunto ci fanno i complimenti per il nostro lavoro.
Thank you.